Un Boeing 787-9 Dreamliner di Air Europa ha effettuato un atterraggio di emergenza in Brasile a causa di una forte turbolenza su un volo da Madrid a Montevideo che ha causato ferite a diverse persone. La compagnia aerea ha confermato l'evento. Il volo UX045 è stato dirottato all'aeroporto di Natal, nel nord-est del Brasile, mentre era diretto verso Montevideo. Air Europa ha comunicato su X che i passeggeri feriti stanno ricevendo le cure. Secondo i media locali sarebbero 30 le persone ferite, fortunatamente nessuno in modo grave. L'ufficio stampa di Air Europa ha precisato che dei 325 passeggeri a bordo, 7 sono stati curati per ferite più serie e gli altri hanno riportato lesioni minori. Zurich Airport Brasil, la concessionaria che gestisce l'aeroporto internazionale di Natal, ha dichiarato che l'aereo è atterrato alle 2:32. Sono stati attivati i protocolli di servizio per questo tipo di eventi. Al momento della turbolenza, molti passeggeri dormivano e non indossavano le cinture di sicurezza, causando urti contro il soffitto e cadute dei posti. Due persone hanno ricevuto cure per tagli al capo. In sintesi, nonostante la turbolenza abbia causato ferite a diversi passeggeri, nessuno è in gravi condizioni e l'equipaggio ha gestito l'emergenza con prontezza.